Buongiorno a tutti. Io non ho un ricordo preciso del giorno della catastrofe di Chernobyl, ma solo delle impressioni di qualcosa di grosso, enorme, che io non conoscevo, che non capivo, che stava succedendo e che arrivava anche in Italia, pur così lontano da dove era successo. Questo ha cambiato comunque una parte della mia vita perché da allora, diciamo, mi sono impegnata in Legambiente, nell'attività per aiutare, diciamo, i bambini provenienti da questa zona. E a livello ancora più grande, diciamo, tutta l'Italia c'è stato poi un movimento che ha portato anche a un referendum per evitare che il nucleare venisse, come dire, impiantato anche in Italia. Questo impegno continua tuttora perché ancora adesso in Italia vorrebbero, come dire, impiantare delle centrali nucleari che adesso dopo Fukushima sì, c'è stato un momento diciamo di riflessione, però bisogna sempre stare molto attenti perché il pericolo, diciamo, è molto vicino purtroppo. Ringrazio tutti e questa giornata per me è molto emozionante, bellissima, nel senso di questo ricordo che voi portate, ci portate, che per me essere qui veramente è un'emozione forte. Vi ringrazio.